Buongiorno Arturo, vedo che oggi hai un cliente importante. Addirittura la sindone. Certo che ha una bella barba. Sai che c'è chi dice che quell'uomo sia Gesù. Noi però non sappiamo se Gesù aveva davvero la barba. All'inizio era rappresentato sempre senza barba. Poi cominciarono a dipingerlo con la barba e i capelli lunghi. Sì, ma non così lunghi. Si dice che il re di Edessa avesse un ritratto di Gesù, l'unico in circolazione, e quel ritratto aveva la barba. Così, per un po' di tempo, Gesù aveva la barba, ma anche no. Visto che il ritratto di Edessa divenne famosissimo, da allora in poi tutti i ritratti di Gesù erano con la barba. Non solo, c'è chi dice che il ritratto di Edessa e la sindone siano la stessa cosa. E da allora la barba a Gesù non è più stata tagliata. E io cosa faccio? Puoi sempre fare il poliziotto. Per la polizia, due facce sono uguali se hanno 60 punti in comune. E allora? Uno scienziato ha paragonato il volto della sindone con altri ritratti di Gesù. Se si compara la sindone con un vecchio ritratto conservato in Egitto, i punti sono 250. Con una moneta dell'antica Roma, i punti sono 150. Ma allora la sindone è Gesù? No! Si può dire che la sindone è molto antica ed era famosa. Tanto famosa che Gesù, per tutti, ha sempre la barba. Ho capito. Vuol dire che non farò più il barbiere. (Susurra)